Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Questa settimana parliamo in specifico di due temi che sono due temi al cuore, diciamo così, del nostro essere Chiesa, anche se possono apparire non immediatamente, come dire, attrattivi come le beatificazioni di cui abbiamo parlato, le nuove pubblicazioni. Parliamo subito con il responsabile dell'ufficio parrocchie della diocesi di Milano, Don Paolo Boccaccia, che ringrazio davvero di essere qui con noi, anche perché è la prima volta, Certo. quindi dicevo, parliamo della cura dei beni della Chiesa. Una lettera recentissima a coloro che sono parte dei consigli degli affari economici parrocchiali, ovvero i CAEP. Quindi si parla di denaro, si parla di perequazione, si parla di giustizia anche all'interno della gestione delle parrocchie, con uno sguardo, come dice l'arcivescovo, lungimirante, che ci aiuta a essere chiese in una logica sinodale. Anche qui trattiamo di logica sinodale. E allora le chiedo subito, Don Paolo, abbiamo visto la copertina intanto della lettera dell'arcivescovo che è disponibile online, acquistabile come ebook ed è anche naturalmente acquistabile come cartaceo nelle librerie cattoliche, edita da Centro Ambrosiano come le altre pubblicazioni di questo tenore dell'arcivescovo di Milano. Dicevo, quali sono i punti cardine di questa lettera? Innanzitutto, appunto, saluto anch'io, ringrazio di questo invito. Allora, quali sono i punti cardine? Diciamo che c'è stata anche una lettera precedente, di un paio d'anni fa, che era amministrare con responsabilità. Ora invece arriviamo alla cura dei beni della Chiesa. Allora, quali sono i punti cardine? Diciamo che ce n'è uno che poi si apre in altri punti, cioè quello della comunione. Della comunione anche dei beni, delle parrocchie, che poi si esprime in una commissione che è nata in diocesi, la commissione del territorio, che si esprime nella perequazione, che si esprime anche nella collaborazione, nella comunità pastorale, nel decanato, insomma, comunque il punto cardine è proprio questo, cioè la comunione non può non avere a che fare con i beni della Chiesa, con le strutture. Ecco, quindi questo direi che è il punto cardine. Abbiamo detto la parola perequazione, spieghiamo un attimo perché anche questo termine mi sembra che attraversi trasversalmente il Certo. pronunciamento di Monsignor Delpini. Certo, perequazione. Perequazione, appunto, cosa vuol dire? Vuol dire aiutarsi anche da un punto di vista economico. Già esiste anche in diocesi una commissione della perequazione, già le parrocchie danno comunque un contributo nella perequazione quando c'è l'alienazione di un immobile, una parte del ricavato va per la perequazione, nella tassa, anche se è brutto chiamarla così, del 2%, però finora la perequazione è servita purtroppo, diciamo, per togliere debiti anche rilevanti di Certo. alcune parrocchie, dovute a tantissimi motivi. Lo scopo, l'obiettivo invece non è solo quello di togliere debiti, ma è quello proprio in positivo, di aiutare poi parrocchie che hanno difficoltà a intraprendere quel cammino che è di tutti. Oltretutto si va incontro ad esigenze attuali, ad esigenze concrete. Lei ha citato la lettera circa di 2 anni fa, amministrare con responsabilità, sempre dedicata ai membri dei consigli degli affari economici parrocchiali. Oltretutto ricordo che in quell'occasione, in quella tornata, eravamo a cavallo fra 2019 e 2020, l'ultimo degli incontri pubblici a pieno
regime, diciamo così, che si poterono realizzare con l'arcivescovo fu proprio con i membri dei CAEP. Eravamo a Bollate, mentre qui vediamo le immagini dell'incontro che avvenne circa la settimana prima, quindi siamo nel febbraio del 2020, con i membri della città di Milano, della zona pastorale 1. E l'arcivescovo si rivolse direttamente, vediamo una grande quantità di persone, perché i consigli degli affari economici non è che sono meno importanti di altri consigli, sono importanti, lo capite benissimo, perché una buona gestione permette anche una serenità nella vita anche della parrocchia dal punto di vista ecclesiale. Certo, assolutamente non si può disgiungere l'aspetto economico, potremmo dire, di amministrazione dei beni con l'aspetto pastorale. Assolutamente, tanto che in una parrocchia c'è il consiglio pastorale e il consiglio Certo. affari economici, entrambi con lo stesso obiettivo. Quindi lo consiglio affari economici, però, a differenza del consiglio pastorale, ci sono persone che hanno delle competenze, delle professioni. Quindi, anche perché comunque oggigiorno amministrare i beni chiede una professionalità dove il volontariato, con tutto rispetto, non basta. Ecco, quindi assolutamente esiste già, è già nella struttura stessa della Certo. parrocchia. Diciamo che sull'aspetto economico si è sempre fatto un po' fatica, anche quello di confrontarsi, di vedere, di mettere a frutto anche insieme. Sugli aspetti pastorali è più facile, su aspetti economici c'è sempre stato un po' di fatica. Certamente. Lei oltretutto è parroco, Certo. anzi responsabile di comunità Giusto. pastorale a Paderno Dugnano. Quindi diciamo nella doppia veste, in questo momento di responsabile di un ufficio di curia, quello delle parrocchie, lo ricordo, ma anche sul territorio, quindi immagino che avrà un consiglio degli affari Certo. economici di comunità pastorale. Posso chiederle per esempio chi è alla guida di questo consiglio, oltre naturalmente alla presenza del parroco, del responsabile della comunità stessa? Certo, sì, appunto io sono parroco di una comunità pastorale Paderno Villaggio Ambrosiano, che sono due delle 7 parrocchie di Paderno Dugnano. Allora, appunto, ci sono io, insieme ovviamente all'altro sacerdote della comunità, e poi sono stati scelti proprio professionisti nei vari ambiti. Quindi c'è l'avvocato, c'è il commercialista, c'è l'architetto, il geometra, persone che insieme con le loro competenze. Ad esempio, con me è capitato proprio anche questo, ci si è aiutati anche all'interno della comunità pastorale. Una delle due parrocchie aveva qualche difficoltà economica e l'altra volentieri. Ecco, anche questo il vescovo insiste molto su Questa è questo. perequazione, Questa è è giustizia. perequazione, questa è giustizia perché non si può pensare che per tutti è uguale, con tutto rispetto, ma ovvio che una parrocchia, non so, in centro a Milano ha delle possibilità estremamente diverse che penso una parrocchia in Alta Valsassina, per tanti motivi, cioè Certo. nel bene e nel male, ecco, O della cintura di Milano, o dove della magari cintura le del offerte Milano. sono molto Certo. minori che nelle grandi realtà del centro storico di Milano. Oltretutto, la questione della pandemia ha costretto molte parrocchie a rivedere magari i propri piani anche a lungo termine. Si erano fatti degli investimenti sulle strutture parrocchiali, su alcune necessità evidenti, e è arrivata la pandemia, quindi le chiese aperte. Le chiese sono sempre state aperte durante il Covid, questo che sia chiaro. Il problema è ovvio che era di difficile accesso e soprattutto non si poteva, come dire, partecipare alle celebrazioni nella normalità per il lockdown. Ora addirittura abbiamo pensato bene che vi sia una guerra. Le bollette aumentano in modo stratosferico e le parrocchie ancora una volta si trovano a dover confrontarsi con bollette particolarmente difficili da onorare. Era qui poche settimane fa chi dirige il GAD, cioè questo centro, diciamo, diocesano, ente centrale che può aiutare anche in quel caso nelle parrocchie ad avere maggiore equità
ad accedere a certi servizi come appunto i pagamenti, delle bollette, per aiutarsi tutti insieme. Voi siete in collegamento, immagino, anche con i GAD, ecco, la diocesi in questo fa sinodalità. Assolutamente, diciamo che è un servizio che non solo è importante, ma che anche questo ci ha messo un attimo a carburare, se così si può dire, ma adesso veramente oltre 2/3 delle parrocchie già partecipano, perché è importante appunto anche in queste cose semplici, ma se facciamo rete, la rete paga, cioè non c'è santo che tenga, se così si può dire. Cioè, E se lo dice lei. ecco, ce lo dico io, infatti. Infatti. Senta, che cos'è la commissione del territorio che l'arcivescovo indica al punto 4 della sua lettera? Allora, la Commissione del Territorio esiste già, non è una novità di questa lettera. È una commissione dove si invita la parrocchia o la comunità pastorale o il decanato a fare una lettura del territorio, partendo proprio dai beni, e con l'aiuto anche degli organismi diocesani, si guarda in una prospettiva di 5 anni, almeno di 5 anni, si guarda quali sono i beni che hanno una necessità pastorale oggettiva, i beni che oggettivamente non servono più e quindi possono essere alienati, e i beni invece dove bisogna investire, perché tante volte, ecco, questa lettera spinge anche un po' su questo, tante volte noi vediamo il problema quando c'è, ma la lungimiranza, mi piaceva sempre questo aforisma che diceva il presidente americano Kennedy: riparare un tetto bisogna ripararlo quando c'è il sole, non quando piove. E quindi questa è la lungimiranza. Certamente. Oltretutto l'arcivescovo insiste anche su questa idea, come già aveva fatto il cardinale Scola, proprio visitando attraverso la sua visita pastorale, feriale, decanale, insistendo sul fatto che bisogna venirsi in qualche modo incontro. Ci deve essere una rete che possa aiutare chi fa più fatica a stare dietro, come abbiamo detto, al passo dei tempi, alle necessità, alle urgenze. Oltretutto, questo va anche a incidere su un altro aspetto. Pensiamo all'8 per mille. L'8 per mille è una risorsa preziosa. Però, se si riuscisse a utilizzare meglio anche l'8 per mille, che normalmente le persone pensano che sia dedicato solo a mantenere il prete, non è così. Tutti potrebbero avvantaggiarsi, ci potrebbero essere altre magari risorse liberate per necessità pastorali più immediate. Ecco, anche questo è nella Certo, logica di. anche questo assolutamente nella logica. L'8 per mille ne parla appunto anche nella lettera in maniera precisa. Il vescovo dice deve essere usato sempre di più per la carità, perché è questo il punto dell'8 per mille. E questo è possibile proprio con quell'attenzione, quel lavoro, quella rete che se verrà fatta e se viene fatta, allora può liberare delle risorse. Perché? Perché come in una qualsiasi famiglia, lo sappiamo benissimo, ristrutturare un appartamento da un punto di vista ordinario costa sempre molto meno che straordinario. Certo, Tante certo. volte invece, e allora l'8 per mille a volte è servito per questo. Sull'8 per mille però mi permetto anche di aggiungere che è servito anche molto nella pandemia, perché ha aiutato tante parrocchie della nostra diocesi, ha aiutato anche diverse scuole materne, eccetera. Quindi anche sull'8 per mille noi pensiamo sempre che sia qualcosa di evanescente, che non è vero, non è vero, è molto più presente di quello che si pensa e non serve solo per pagare i preti, ecco, assolutamente. Questo che sia ben chiaro. Sia chiaro. Senta, le chiedo una cosa perché mi interessa come laico. Il ruolo dei laici è sempre più fondamentale nei CAEP, non solo perché ci sono delle professionalità, come lei ha detto prima, molto specifiche, ma perché magari c'è anche
la capacità di gestire una famiglia, si conoscono bene le priorità e si porta questa consapevolezza nella grande famiglia di una parrocchia o di una comunità pastorale. Assolutamente, cioè il laicato non è una novità, però effettivamente ha sempre più uno sguardo ampio anche in questi aspetti. Una volta diciamo che anche perché il prete spesso magari rimaneva 30-40 anni nella stessa parrocchia, gli si delegava molto, oppure era lui che se lo delegava a sé, non lo so, però voglio dire, diciamo anche un po' ogni tanto anche questa cosa. Adesso non è più così. Cioè, anche questa crisi vocazionale comunque porta a far sì che sempre più parrocchie non hanno neanche più un prete residente e Certo. quindi laicato, ma non è questo, cioè che la cosa importante è questa, cioè che non è che questa lettera risponde a delle fatiche, a delle necessità, ma ha uno sguardo assolutamente positivo, ha uno sguardo di gratitudine, ha uno sguardo che dice appunto quello che accennavo prima, non aspettiamo le nuvole per mettere a posto il tetto, facciamolo subito. E allora questa lettera importante, la cura dei beni della Chiesa, destinata ai membri dei consigli degli affari economici parrocchiali, ma direi che lo possono leggere tutti coloro che fanno parte di una parrocchia per capire quali sono anche i problemi che a volte si agitano, e rendono difficile la vita ecclesiale. Adesso ci lasciamo per qualche momento, però Don Paolo Boccaccia, che ci ha spiegato così bene anche cosa voglia dire questa lettera, responsabile dell'ufficio parrocchia della diocesi, rimane con noi, ma avremo un collegamento in Skype, quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi. Parliamo adesso della beatificazione di Don Mario Ciceri. Lo sapete ormai, il 30 aprile, insieme ad Armida Barelli, la sorella maggiore, cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, verrà beatificato questo sacerdote ambrosiano, poco noto, una santità quotidiana la sua, della porta accanto, come è stata più volte definita. Ovviamente la definizione di Papa Francesco per la santità che ci passa accanto tutti i giorni, ma è stata applicata dall'arcivescovo proprio a Don Mario Ciceri. Ed allora con noi, collegato da Roma via Skype, lo ringrazio perché so dei suoi molti impegni, Monsignor Ennio Apeciti, che è responsabile del servizio per le cause dei santi della diocesi di Milano ed è rettore del Pontificio Seminario Lombardo. Benvenuto, Don Ennio. Buonasera, buonasera, Anna Maria. Allora, parliamo, come abbiamo detto, di Don Mario Ciceri. Prima di tutto, diciamo qualche piccola nota biografica. Era nato l'8 settembre del 1900, giusto? Proprio il primo anno del secolo, a Veduggio. Dove siamo più o meno in diocesi? Brianza, nella zona più tipica della Brianza. La Brianza è più cuore della Brianza che ci sia, quindi la più cattolica che ci sia. E per tutta la vita è rimasto proprio a Sulbiate di Veduggio a fare il sacerdote. Vita non lunga la sua, purtroppo, stroncata da uno strano incidente e da una lunga agonia di 4 mesi che lo vide poi purtroppo tornare alla casa del padre in età giovane. Ecco, il bene fa poco rumore. Biografia di Don Mario Ciceri è il suo volume. Lei è stato anche delegato arcivescovile della causa di beatificazione e per il miracolo operato da Don Ciceri su una donna proprio di Veduggio. Che figura è quella di Don Ciceri e qual è l'esemplarità per l'oggi? Beh, la figura di un prete tipicamente ambrosiano, quindi anche affascinante per questo, perché io appunto il titolo che abbiamo dato al libro è Il bene fa poco rumore, io avrei messo nella mia introduzione, l'ho fatto, è anche questo si può fare, è un po' quasi il ritornello, lo slogan che applicherei a Don Mario, si può sempre fare, c'è da fare, si fa, senza tirarsi mai indietro. Questo è il primo elemento, se dovessi caratterizzarlo, uno che non si è mai risparmiato, come era un po' anche la tradizione dei preti ambrosiani nostri. La seconda, lei mi chiede l'attualità. Io la troverei così. La prima è nella capacità di affrontare le situazioni, il coraggio.
In un tempo, forse non vorrei fare paragoni troppo esagerati con l'oggi, dove mi sembra che tutto spinga a dire aspettiamo, lasciamo passare, vedere. In fondo il coraggio, figlio di una famiglia povera, mi ha sempre affascinato questo, tanto che per finire il seminario andò, come si faceva allora, appunto anche a fare il prefetto nei collegi nostri, proprio, ma non si tirò indietro, non si rassegnò. Secondo, il coraggio della sincerità. Mi ha affascinato il fatto che in seminario dovette anche poi difendersi, sa, come succede quando si è in una grande comunità, qualcuno poi dà le colpe all'altro per liberare le sue, ma non entriamo troppo nei particolari inutili. Lui aveva il coraggio addirittura di parlare schiettamente con il rettore maggiore di allora, di dire, appunto di precisare, non temette di essere sincero e chiaro. E questo anche col parroco, da coadiutore. Il parroco lo aveva scelto, a quel tempo si poteva fare, il parroco sceglieva il coadiutore, quindi il parroco gli voleva bene, ma poi ci sono appunto le incomprensioni, succedono sempre. Allora, ecco, lui ebbe il coraggio, con una precisione che mi ha colpito, l'ho scritta anche nel libro, di precisare con molta chiarezza, molta fermezza, la fiducia nella sincerità, la fiducia nel dialogo, la fiducia nel confronto, senza nascondersi, ma senza temere. Questa è la, penso che Ecco, serve. e fra le altre qualità, certamente anche questa, mi permetto di dire, molto ambrosiana, c'era in Don Mario la capacità di stare accanto ai ragazzi. L'oratorio fu una delle sue grandi vocazioni e accanto a questa l'Azione Cattolica. Fondò l'Azione Cattolica nella sua parrocchia, laddove non era presente. In fondo questo lo collega anche ad Armida Barelli, sicuramente. È una presenza sul territorio ed è una presenza costante, continua. Sì, esatto, quello che lei. Io direi che quello che mi colpiva, continuando quasi la riflessione, che era impegnato in oratorio, il suo luogo in cui passava tutte le ore, eppure poi lo trovavi anche nella parrocchia e nelle altre parrocchie. L'amore per l'oratorio, il donarsi completamente ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani. Mi ha colpito che ritornava sempre nel processo la testimonianza. Alla sera era sempre disponibile, al pomeriggio qualche volta non mangiava, l'oratorio feriale, l'oratorio domenicale, sempre, era il suo luogo. E poi, come ha detto lei, è molto importante la scelta dell'Azione Cattolica. Non c'era, perché forse dimentichiamo che non fu così facilissima l'affermazione dell'Azione Cattolica. Io credo che si debba molto alla Barelli, una donna eccezionale che seppe appunto avere il coraggio di affrontare in un tempo non del tutto semplice, la passione. E allora è la stessa passione di Don Mario, quando arrivò nel 22 e si ebbe il coraggio di fondare l'Azione Cattolica in un paese che non l'aveva, dovendo anche un pochettino confrontarsi e poi impegnandoli. La proposta del cardinale allora per l'Azione Cattolica era molto impegnativa, quello che poi hanno imparato molti, anche mio padre, no? Appunto, la preghiera, il servizio, il sacrificio, la testimonianza. Forse per questo che Don Ciceri, come mi hanno detto tanti quando sono andata proprio a Sulbiate, laddove ora c'è questa grande chiesa, mi hanno detto, ecco la stiamo vedendo, ringrazio la regia, mi hanno detto i nostri genitori ci dicevano che Don Mario era già santo, ora lo riconosce anche la Chiesa che è avviato, che è agli onori degli altari, ma era già santo per le persone, lo era. Sì, questo è costante ed è uno degli elementi importanti quando si è fatto il processo, perché erano Stiamo passati. vedendo proprio ora il confessionale dove lui passava tante ore, è quello originale, di Don Sì, Mario Ciceri. Prego, appunto, Domenio. come dicevo, ti stupisce come fosse sempre in oratorio e sempre in confessionale. E solo certe persone eccezionali possono farlo, no? Appunto, questa santità ricorreva sempre e ripeto, è importante perché erano passati anche per certi versi molti anni quando si fece la prima richiesta, già più di 40 anni. E la Chiesa è molto prudente in questi casi perché vuole essere sicura che non si è fatto apposta ad aspettare. Ma quello che mi ha colpito è che
I ragazzi dell'azione cattolica dell'oratorio erano ormai uomini, adulti, e ancora lo ricordavano. Questa permanenza della santità per oltre mezzo secolo, e potrei solo addirittura ancora di più. Fra l'altro, proprio in questi giorni, il 4 di aprile, è ricorso l'anniversario della morte di Don Ciceri, era il 1945. Questo ci permette di ricordare un altro aspetto di questo piccolo prete. Certamente abbiamo figure molto più carismatiche che sono state elevate agli onori degli altari in tempi recenti, penso solo a Don Carlo Gnocchi, un nome per tutti. Questa era la talare di Don Mario e questa la ricostruzione fedele della sua stanza. Dicevo, penso a Don Carlo Gnocchi, ma anche a Luigi Talamoni, per esempio, impegnati anche nel settore proprio dell'impegno politico. Don Ciceri, però, nella guerra fece qualcosa di straordinario. La sua bicicletta, era fedelissima a questa bicicletta e fu investito da un carretto appunto mentre tornava a sera sulle strade della Brianza. Faceva anche centinaia, 200 km, si è detto, per portare vicino al confine persone che dovevano scappare durante la guerra, partigiani, rifugiati, anche ebrei naturalmente. Per questo è Ribelle per amore, inserito nel famoso saggio di Monsignor Giovanni Barbareschi. E per questo il cardinale Martini ha conferito a Don Ciceri una medaglia d'oro, proprio per questo suo coraggio nel 1985, passati 40 anni dalla morte. Ecco, illuminiamo un po' anche questo aspetto di coraggioso. Di coraggioso e insieme di prudente e di attento, spiego le tre parole. Coraggioso appunto perché in quel tempo, soprattutto dopo l'8 settembre famoso, bisognava saper rischiare in un paese dove mille voci circolano, dove erano presenti, passavano anche appunto quelli che poi chiamavano i repubblichini, eccetera. Non era facile, poteva esporsi o essere esposto al tradimento in qualsiasi momento. E lui ebbe il coraggio di non temere, di non farsi spaventare da queste cose, ma insieme a loro la prudenza, perché fu molto attento, ad esempio nascondeva le persone nei boschi, nei casotti che c'erano appunto intorno a Brentana e Subiate, e per evitare che ci fosse qualsiasi rappresaglia o qualsiasi danneggiamento. E in più appunto il fatto che coinvolgeva i giovani, proprio per educarli, questi giovani poi dell'Azione Cattolica, e lo faceva in modo però sapendo chi scegliere e chi entusiasmare, chi coinvolgere e promuovere, quindi dando anche l'esempio e la testimonianza di quello che faceva con Certo. discrezione e con intelligenza. Probabilmente anche qui possiamo trovare una vicinanza con tante figure, di resistenti, appunto ribelli per amore, per usare la bella definizione di, Monsignor Giovanni Barbareschi, che fu anche lui ribelle per amore, incarcerato a San Vittore, oltretutto, mi corregga se non è così, l'ultima beata donna della diocesi di Milano, prima di Armida Barelli, il prossimo 30 aprile, è stata Suora Enrichetta Alfieri, l'angelo di San Vittore, anche lei resistente per amore, incarcerata anche lei a San Vittore, dove faceva assistenza spirituale come religiosa. Ecco, se dovesse dire una cifra di sintesi di Don Mario Ciceri, che ne faccia un santo per l'oggi. Ma è un santo per oggi, credo, un uomo che non si è mai ripiegato su di sé. Ecco, oggi l'uomo sempre capace di creare relazioni, entusiasmo, serenità, diffondeva sempre serenità nelle persone, quindi mai ripiegato sulle sue fatiche, ma sempre convinto che si può fare del bene, si può incontrare una persona, si può aiutare una persona, ecco, senza mai rassegnarsi, un uomo non rassegnato. Potremmo dire che è l'apoteosi del gesto minimo che ci chiede l'arcivescovo anche nei momenti tragici di adesso. Le chiedo solo una cosa: che cos'è Voce Amica, che continua ad essere
il bollettino parrocchiale della zona di Brendana, di Brentana, di Veduggio, di Sulbiate, ma l'ha fondato proprio Don Mario Ciceri. Ma da dove prende le mosse questa voce amica? Prendere mosse dalla voce amica che si stampava nel seminario di Venegono, dove era lui durante la prima guerra mondiale. Quindi, quando si accorse che, appunto, nel seminario di Milano, per tenere uniti i circa 200 seminaristi dispersi al fronte, si inventò questo giornale, questo bollettino, per collegarle fra di loro, i vari seminaristi al fronte. Allora, quando venne la seconda guerra mondiale, ebbe l'intuizione di riprendere quella idea che aveva imparato, appreso, aiutato durante il seminario. Allora mandava a tutti i giovani, a tutti i suoi giovani, questo numero, voce amica, questo foglio di collegamento, anche ben organizzato, come aveva imparato appunto Venegono, meglio Venegono, scusi, nel seminario di Milano, dove non c'era ancora Venegono, nel seminario di Corso Venezia. È Però perché il cuore batte a Venegono, diciamocelo, per tutti voi preti ambrosiani. Rimane la grande casa dove siete cresciuti al sacerdozio, certamente. Quindi possiamo dire non è la medaglia d'oro che gli ha conferito il cardinale Martini, certamente importante, certamente fondamentale, ma è la medaglia di tutti i giorni, di una vita a volte con tante difficoltà. Don Ciceri non è un santino da immaginetta, ha affrontato no, molte difficoltà. è l'uomo del quotidiano, affrontare appunto le situazioni del quotidiano, essere vicino alle persone, chiunque. Va bene, allora io ringrazio Don Ennio Appeciti, responsabile del servizio per le cause dei santi della Diocesi di Milano, grande conoscitore di tutti i beati e santi, recenti e non recenti. Ha scritto, credo, praticamente di tutti i nostri santi ambrosiani. È stato delegato arcivescovile della causa di beatificazione di Don Ciceri. Lei lo ha avuto come professore in seminario? Certamente, è un grande professore. Vedi, vede. Fra l'altro lei sarà a Milano il 30 di aprile, vi ricordo la beatificazione in Duomo e sarà presieduta dal cardinale Semeraro e naturalmente vi sarà l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ma ci sarà anche lei? Sì, dovrei essere, secondo le procedure, dovrei essere addirittura io a chiedere ufficialmente a nome della diocesi, a nome al cardinale Semeraro, di proclamare, di leggere la lettera con cui è proclamato beato. È una cosa che mi emoziona sempre. Certamente, grazie ancora del tempo che ci ha dedicato nel nome di Don Ciceri. Lo meritava. Arrivederci, Don Ennio. Arrivederci. Bene, siamo giunti alla seconda parte terminata del nostro programma, ma restate con noi perché torniamo con Don Paolo Boccacce con l'attualità. A tra poco. Ancora nei nostri studi. Voglio ripartire con una domanda. A lei, sacerdote ambrosiano, abbiamo sentito le qualità di un sacerdote tipicamente ambrosiano che verrà elevato agli altari. Che cos'è che la colpisce di Don Ciceri? Mi colpisce il fatto che non cerca di compiacersi, ma cerca di servire lì dove è chiamato. Quindi l'oratorio, il confessionale, non è che è stato lì a cercare delle pastorali sue personali, ma è stato lì dove il sacerdote ambrosiano, ma non solo, dovrebbe starci e ci deve stare ed è bello starci. Mi ha lasciato anche un po' di invidia perché oggigiorno, con la crisi dei sacerdoti, è un pochettino più complicato essere sempre in tutti gli oratori, in tutti i confessionali. Però è proprio bello questo. Immagino. Senta, voglio tornare da lei, ma lo faremo a conclusione del programma. Intanto, siccome lo sapete, stiamo per avvicinarsi alla settimana più importante dal punto di vista liturgico dell'anno, la settimana santa, la settimana autentica, così come detto il rito ambrosiano, vi proponiamo la Via Crucis che l'arcivescovo ha guidato per le vie della periferia di Milano.
La croce che nel buio della sera viene portata per le strade tra la bellezza antica e suggestiva del parco della Chiesa Rossa e i palazzi della periferia metropolitana. Non poteva esservi forse luogo migliore per celebrare la Via Crucis, presieduta dall'arcivescovo nella zona pastorale 1 Milano, che il quartiere che prende il nome proprio dall'antica chiesa di Santa Maria alla Fonte o Chiesa Rossa ad Fonticulum. Un contrasto tra secoli passati che parlano della profonda penetrazione della fede cristiana a Milano e realtà di oggi nel decanato d'Avigli, dove è in corso la visita pastorale del vescovo Mario. Accanto all'arcivescovo il vicario episcopale di zona, Monsignor Carlo Azzimonti, il parroco e decano, Don Walter Cazzaniga. Al cuore del rito, l'incontro di Gesù con le donne, immagine anche delle madri che hanno perso figli e figlie nella guerra tragica che non finisce. Sull'elogio del silenzio, del gesto apparentemente inutile e delle lacrime, si sofferma la riflessione dell'arcivescovo al termine del percorso in quattro stazioni. Facciamo l'elogio del silenzio. Il silenzio raccolto nella contemplazione, una specie di fastidio per il vociare continuo delle notizie, delle chiacchiere, delle parole inutili, delle parole aspre nelle discussioni, dell'invasione inarrestabile delle immagini. Facciamo l'elogio del silenzio per consentire allo sguardo di orientare il pensiero e di placare la fantasia che corre qua e là anche quando siamo fermi. Poi l'elogio del gesto gratuito, appunto come quello di Veronica che asciuga il volto di Gesù. Il gesto gratuito. La verità più necessaria non è quanti soldi ci sono in banca, non è quanto potere puoi vantare, non è quanto pane è custodito in casa. La verità più necessaria è: tu sei amato, tu sei amata. L'amore, anche l'amore impotente, straziato, sconfitto e ignorato, l'amore è il messaggio più necessario per una vita che sia desiderabile. Infine, il terzo elogio per le lacrime, sull'esempio delle donne di Gerusalemme. Le lacrime saranno forse inutili, ma dichiarano che non è giusto che un fratello, una sorella soffrano per mano di fratelli e sorelle. Non è giusto. Io non posso aggiustare il mondo, non posso ristabilire la giustizia, ma non trattengo le lacrime, provo compassione. Le lacrime delle figlie di Gerusalemme sono lacrime preziose, perché abbattono l'indifferenza e rivelano che gli uomini, le donne, hanno un cuore di carne, un cuore che soffre con chi soffre, un cuore che alimenta le lacrime della compassione. Bene, fin qui l'arcivescovo di Milano. Senta, proprio l'arcivescovo nella lettera La cura dei beni della Chiesa formula un auspicio. Quale? L'auspicio qual è? Quello di far sì che le decisioni, dice, sono costruttive se sono anche tempestive. Allora che cosa? Invita, ma non è solo un invito, non è solo un auspicio, ma è anche una direttiva, quella di far sì che tutti quei beni che noi abbiamo in mente di alienare, iniziamo a ragionarci insieme come diocesi. Dal 17 aprile diventerà vincolante questo. Di solito si arrivava quando uno voleva vendere, aveva già l'interlocutore, la pratica pronta. Invece no, allora il suo auspicio è proprio questo, dire: proviamo a ragionarci, vediamo. Magari ce l'ha bisogno una chiesa sorella, un ambiente, magari ce l'ha bisogno l'ambito della carità. E allora l'auspicio è un po' proprio questo, allargare sempre di più questa riflessione per mettersi insieme, come dicevamo prima. Bene, adesso vi proponiamo invece un servizio per un decreto che è stato firmato
dal vicario generale che riguarda le celebrazioni, la partecipazione naturalmente alle celebrazioni eucaristiche. Lo sapete, sono cambiate alcune regole dal 1 aprile per la nostra convivenza in generale, relativamente alle misure antipandemia e naturalmente appunto anche le celebrazioni eucaristiche e in genere sono toccate da questi nuovi provvedimenti. Vediamo. Dal 1 aprile saranno in vigore le nuove regole per la celebrazione della Santa Messa. Abolito il distanziamento sociale tra i fedeli, torna la capienza piena nelle chiese, ma rimangono in vigore molte precauzioni introdotte negli ultimi 2 anni. Prendendo atto del rallentamento della pandemia, la Congregazione della Disciplina dei Sacramenti, in data 25 marzo, ha infatti esortato i vescovi a fornire indicazioni per l'accesso ai luoghi di culto. Di ieri, 29 marzo, il decreto del Vicario Generale della Diocesi di Milano, Monsignor Franco Agnesi, dunque, che entrerà in vigore a partire da venerdì prossimo. Decade l'obbligo di distanza interpersonale di 1 metro, che resta però per i membri delle corali. Ma rimane anche quello di evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e di uscita, e per i fedeli che seguono le celebrazioni in piedi. L'accesso alle chiese continuerà a essere possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 e FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle mani all'ingresso. Una nota aggiuntiva del decreto del Vicario Generale è dedicata alle celebrazioni della Settimana Santa o Settimana Autentica, il rito ambrosiano, che inizierà con la Domenica delle Palme il 10 aprile. In quella domenica la processione degli ulivi potrà, dopo una sospensione di 2 anni, percorrere le vie pubbliche con la partecipazione del popolo. I fedeli però indosseranno mascherina e anche se il percorso sarà interamente all'aperto. Il Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore, si svolgerà in tutte le sue parti. L'unica limitazione riguarderà l'atto di adorazione della croce. Solo a chi presiederà la celebrazione sarà consentito il bacio del crocifisso. Su www.chiesadimilano.com tutte le disposizioni in vigore dal 1 aprile prossimo. Ecco, naturalmente questo servizio è stato realizzato e già lo avevamo proposto, ma vogliamo ribadire tutte queste regole che sono in vigore dal 1 di aprile e che specialmente nella Settimana Santa, in luoghi di grande affollamento normalmente come il Duomo, rivelano tutta la loro importanza. Occorre prudenza. E proprio a proposito del Duomo e delle dirette, io vi voglio segnalare che sarà ricco il bouquet di dirette dalla cattedrale che offriremo ai nostri telespettatori, su Telenova. Naturalmente. Infatti, il 10 aprile, Domenica delle Palme, iniziamo alle 10:40 e poi ci sarà la processione interna alla cattedrale, poi il pontificale presieduto dall'arcivescovo. Il 14 aprile, la messa crismale con inizio alle 9:15, sempre il 14 aprile, e quindi entriamo nel Triduo Pasquale, Giovedì Santo. Pomeriggio, la messa in cena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Qui la diretta è dalle 17:25 circa, ma collegatevi sempre qualche minuto prima, è meglio. 15 aprile, Venerdì Santo, celebrazione della Passione del Signore, solita ora 17:20-25 la diretta. Il 16 marzo, la veglia di risurrezione, dalle ore circa, anche lì iniziamo con un po' di anticipo naturalmente perché la celebrazione è prevista per le 21, sempre un 5-6 minuti prima ci saranno anche gli auguri dell'Arcivescovo di Milano proprio per tutti noi e quindi anche qui colleghiamoci verso direi le 20:45 e poi finalmente il 17 marzo, il giorno di Pasqua, alle 10:55. Tutte queste celebrazioni sono presiedute dall'Arcivescovo di Milano e saranno precedute da un breve momento di spiegazione dei riti, in special modo ovvio, del rito ambrosiano, con due esperti assoluti, li abbiamo realizzati qui nei nostri studi, nella chiesa nella città. E sono Monsignor Claudio Magnoli, che è segretario della Congregazione del Rito Ambrosiano, e Monsignor Marco Navoni, canonico della Cattedrale, viceprefetto della Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana. Ci rimane davvero pochissimo tempo. Io vi ricordo sempre, allora, tutte le celebrazioni. Voglio far vedere solo quell'immagine del Duomo
con quella bandiera. Tutte le settimane, lo faremo sempre, anche se la guerra, Dio non voglia, dovesse durare. Mesi, mesi, mesi e mesi. Questo è il Duomo di Milano. Questo è il Duomo di Milano, una mattina all'alba di questi giorni sciagurati per la guerra. E allora grazie a Don Paolo Boccaccia, davvero responsabile dell'ufficio parrocchia della diocesi e parroco anche, responsabile di comunità pastorale, prete ambrosiano, lo avrete capito. Noi torniamo come sempre giovedì, ma non sarà la puntata della Chiesa nella città, perché ci sarà la messa in Cena Domini con diretta dal Duomo. Arrivederci, ciao.